Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il presidente della Giunta Sergio Chiamparino il 24 febbraio ha svolto una comunicazione sui ricorsi elettorali seguita dagli interventi di tutti i gruppi consiliari. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato l'ordine del giorno che posticipa al 30 aprile la presentazione della verifica annuale regolarità aree pubbliche per il commercio ambulante. Consiglio riunito anche il 26 febbraio per proseguire l'esame del disegno di legge sulla semplificazione. Sul tema sentiamo Raffaele Gallo, Partito Democratico. Disegno di legge sulla semplificazione è un disegno di legge fondamentale per il rilancio del territorio perché sburocratizza e semplifica molte procedure anche per le attività produttive. Inoltre inseriamo le nuove norme sull'albergo diffuso e in termini di turismo. Crediamo che questa misura, questo disegno di legge sia fondamentale per il rilancio del territorio. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Abbiamo introdotto la normativa sugli alberghi diffusi, abbiamo col Movimento 5 Stelle presentato alcuni emendamenti per limitare ad alcune specificità marginali, rurali o montane l'albergo diffuso, soprattutto per far sì che le stanze adibite a uso ricettivo non siano più lontane di 1000 metri rispetto alla stanza d'uso comune. L'attività di conciliazione del Corecom nelle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni ha restituito ai cittadini piemontesi in un anno 2.200.000 euro, quasi 5 volte il costo complessivo di funzionamento dell'ente. L'anno scorso il Corecom ha ricevuto 5.362 richieste, 542 pratiche in più rispetto al 2013. Ma quali sono stati i risultati più importanti? Bruno Geraci, presidente Corecom Piemonte. Intanto la firma del protocollo d'intesa con la RAI per il diritto d'accesso. Secondo, per terzo anno consecutivo il Corecom si è inserito con una relazione all'interno della relazione ufficiale dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Terzo, abbiamo fatto risparmiare ai cittadini piemontesi 2.200.000 euro. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha aperto un profilo Facebook. Nella pagina istituzionale trovano spazio i racconti legati a stragi e battaglie, i fatti che hanno colpito l'immaginario collettivo, le persone della Resistenza, le loro vite, i luoghi dei viaggi del progetto di storia contemporanea, come sono stati vissuti dagli studenti e tutte le iniziative promosse dal Comitato. 30 anni trascorsi a insegnare tra i banchi di un carcere minorile e l'esperienza umana e professionale di Mario Tagliani, raccolta nel volume Il Maestro Dentro, presentato il 23 febbraio all'ufficio relazioni con il pubblico. Su iniziativa di Consiglio regionale Fondazione Torino Musei, insieme ai Mappers del Piemonte e OpenStreetMap, si è svolto il Torino Map Party. Obiettivo della giornata, mappare alcuni percorsi storico-artistici torinesi, scattando e condividendo fotografie georeferenziate e raccogliendo informazioni sull'accessibilità. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti sul sito cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.